Peggy 18. Dove sono? Prendi la mia vita. Ne hai il diritto. Ma sappi che io prenderò la tua. Sono Dennis. A mio fratello Riley per il suo brevetto di volo. Così tu e i tuoi amici siete venuti sull'isola per una vacanza in paradiso, eh? Ma i criminali che affollano l'isola hanno catturato i tuoi amici e vogliono venderli come schiavi. Li vuoi salvare? Vuoi scappare? Allora ascoltami, conosco uno o due segreti su questo posto. Te li insegno. Benvenuto ad Amanaki! Da sempre dimora e base operativa dei nativi, i pacifici Rakyat. Rook è un arcipelago composto da molte isole, di cui due maggiori. Questa è l'isola Nord, attualmente devastata da un conflitto tra i ribelli nativi e gli odiosi e sadici pirati di Vaas. La bestia che ha ucciso tuo fratello e rapito la tua ragazza. Vuoi che ti apra il culo in due come ha fatto con il tuo amichetto? I ribelli hanno stretto alleanza con la sorella di Vaas, la misteriosa e conturbante Citra. Il suo desiderio di salvare l'isola è, come dire, appassionato. Ma se conquisti il suo cuore, conquisterai anche i suoi guerrieri. Ora, l'isola a sud è dominata da una terza fazione. I mercenari, capitanati dal famigerato Oit. Vi butto dentro il forno come polli arrosto belli croccanti. I suoi mercenari si dilettano nel traffico di droga e schiavi. Sai come faccio ad avere dei dipendenti con te? Paura. Un'isola privata per la testa di Jason Brody. In questa giungla ci sono molti altri personaggi influenti, ognuno con le sue motivazioni, e non sono tutti degni di fiducia. Perché se iniziamo, non si torna indietro. Ecco Sam, un agentino speciale. Ed ecco la sua spalla, Willis, la spia delle isole Rook. Stai dalla loro parte e riceverai armi a volontà. Sali! Una giungla senza fine che potrai scoprire soltanto dopo molte ore di esplorazione e dominare dopo ancora più tempo. Considera questo ambiente come la tua ostrica. Ma ricorda che ogni perla ha il suo prezzo. Tieni, ora prenditi un'arma. Lo vuoi salvare, tuo fratello? Non ho mai sparato prima d'ora. Com'è che dicono in America? C'è sempre una prima volta. Per sconfiggere il nemico ti servirà un bell'arsenale. Ogni arma è personalizzabile a seconda del tuo stile di combattimento. I mitra, secondo me, sono efficaci a distanza ravvicinata. Un'arma sola non ti porterà molto lontano. Io uso i fucili d'assalto per tutte le occasioni. Gli shotgun per dare una bella ripulita, mitragliatrici, lanciamissili e C4 per far saltare i veicoli. Arco e frecce ti trasformeranno in un killer silenzioso. E per risultati ancora più soddisfacenti, aggiungi frecce incendiarie o esplosive. Uccidi dalla distanza con un fucile di precisione o scalda l'ambiente con un bel lanciafiamme. Sì, mi piace questo affare! Ogni arma è dotata di molti accessori e opzioni. Prova ad aggiungere un mirino illuminato a uno Z93, un mirino reflex a un MP5 o un silenziatore al tuo fucile d'assalto. Fallo e mi ringrazierai. L'arte della guerra si basa sull'improvvisazione, amico mio. Devi impararne la tecnica. Scegli abilità come morte dal cielo e abbattimento granata e diventerai un avversario temibile. Gli avamposti sono roccaforti sparse per Rook Island. Vaas li usa per controllare le zone circostanti. Quindi andiamo a combattere. Sì. Non si conquista l'isola senza una strategia. Sali sulle torri radio, manometti le radio ed espandi così la mappa per localizzare avamposti da occupare. Sottrarre avamposti ai pirati è vitale per riprenderci l'isola. Una volta conquistato, l'avamposto diventa un rifugio da cui partire per nuove missioni e avventure.
La natura di Rook Island è unica e incomparabile, con rare tartarughe delle Galapagos, mante e draghi di Komodo. Alcune di queste specie occupano le posizioni più elevate della catena alimentare. Affronta gli squali, caccia i grandi felini della giungla e sfruttali come arma contro i tuoi nemici. Scuoia quello che uccidi e scambia le pelli con altre armi e munizioni. Ricorda, la flora qui sull'isola è come tutto il resto, rigogliosa, rara e letale. Piega la natura al tuo volere. Crea potenti formule che ti aiutino a sopravvivere. Dai rimedi caserecci alle ricette, ti servirà di tutto per salvare la pelle. E vai dal dottor Earnhardt. Ok, sembra un po' uno scienziato pazzo, ma sa il fatto suo. Mi ci vorrà qualche minuto per preparare la medicina. Prendi le sue ricette e raccogli gli ingredienti per preparare le siringhe. Ogni siringa influisce su un'abilità differente. Una siringa cecchino aumenta la precisione quando spari senza mirare. Una siringa super apnea ti permette di trattenere per più tempo il respiro sott'acqua. La preparazione è solo una delle tante abilità. Ne imparerai altre guadagnando XP e ricevendo nuovi tatuaggi, segno visibile dei tuoi talenti. L'airone è maestro negli attacchi dalla distanza. Il ragno è insuperabile nella guerriglia furtiva. E lo squalo ha una forza imbattibile. A te la scelta. Diventare un tiratore migliore, apprendere la tecnica degli abbattimenti a catena o padroneggiare l'uso dei coltelli da lancio. Il trasporto è solo questione di gusto personale. Ti piacciono i veicoli che montano grosse armi come questi? Forse vuoi dilettarti in gare mozzafiato con le moto d'acqua o fare danni alla guida di uno Zodiac? Io? Io preferisco la velocità, la mia scelta è il deltaplano. Sei venuto sull'isola per fare sport estremi, vero? Beh, ora puoi usare le funi, andare in deltaplano o fare skydiving. Sì! E una volta che il sole è calato, le opzioni per un intrattenimento adulto si fanno interessanti. C'è un tavolo da poker sul retro. Puoi sfidare i tuoi nemici a poker. Ti taglierò un dito ogni volta che perdi. Lanciare i coltelli per scommessa. Ubriacarti e magari incontrare una signorina di Bad Town. Fotti, fotti, succhia, succhia. Per la modalità competitiva, Far Cry 3 apre un altro enorme mondo per un massimo di 14 giocatori. L'azione si svolge su un'isola vicina. Nell'eccitante modalità rogo, ogni squadra deve collaborare per bruciare i nodi di rifornimenti degli avversari. È un po' come cattura la bandiera, una bandiera impregnata di benzina. Puoi anche usare il gas allucinogeno per disorientare gli avversari e impedirgli di distinguere gli amici dai nemici. Così sarà un tripudio di fuoco amico. Se i tuoi compagni sono nei guai, usa l'urlo di guerra per aumentare salute, velocità e precisione di tutti i membri della squadra entro un certo raggio. Alla fine di ogni scontro, tutti ti vedranno punire il miglior giocatore della squadra perdente. O magari, nella tua infinita bontà, vorrai graziarlo. Grazie, grazie! E per un tipo di gioco più mirato alle tecniche di squadra, la modalità co-op è davvero perfetta. Questa modalità è ambientata su un'altra isola poco prima della tua comparsa. Quattro membri di una ciurma con un oscuro passato scoprono di essere stati venduti a Vaas e vogliono vendicarsi. Con la modalità co-op a quattro giocatori puoi giocare in locale con schermo condiviso o andare online. Davvero da urlo! Rivuoi la tua libertà? Scegli uno dei sei capitoli della storia e usa bene i tuoi proiettili. Per sconfiggere il nemico dovrete collaborare. Ogni missione include una sfida competitiva in cui misurarti. Gare coi quad, tiro al bersaglio coi fucili di precisione o addestramento coi lanciarazzi sulla spiaggia. Ma ascoltami bene, amico mio. Da questa giungla nessuno è mai riuscito a fuggire. Quindi o impari ad accettarne i rischi o muori come tutti gli altri. Scegli tu. Benvenuto a Rook Island. Prima spara, le domande falle dopo.